Lei ha già detto di essersi macchiato di molti delitti. Adesso io vorrei quantificare questa sua affermazione, incominciando con il chiederle quanti omicidi lei ha personalmente commesso. Guardi, io non mi ricordo con precisione quanti omicidi ho commesso, comunque io sono rinviato che mi stanno facendo tutti i processi di tutti i reati che io mi sono addossato. Sì, io la pregherei di rispondermi con sì, no e via dicendo. Sì, no, lei non è che mi ha detto sì, no. Allora, quanto non mi ricordo. Va bene, adesso vediamo, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, di aiutare la sua memoria. Più di 5, meno di 5, più di 10, meno 50. Credo più di 5. Quanti? Più di 5. Più di 10? Credo più di 10. Più di 20? Ma la cifra è quella. Questi 20 omicidi sono stati materialmente da lei eseguiti? Materialmente commessi da me oppure io ero in compagnia in cui ho partecipato direttamente. Lei è stato già sentito su questa circostanza e i numeri mi pare che non ne corrispondano. Siamo sicuri che sono soltanto 20 gli omicidi ai quali ha partecipato o dobbiamo distinguere gli omicidi materialmente eseguiti da lei da quelli ai quali ha dato un contributo? Quelli cominciamo che a parlare degli omicidi che lei ha materialmente eseguito. Sì, io parlo di quelli, una ventina di quelli che ho fatto io. Come li eseguiva questi delitti, gli omicidi? Prego? Come li eseguiva questi omicidi? Che me lo dicevano e io li seguiva, sì, ero no, in compagnia. Devo dire, usava le mani, le pistole, le bombe, come li eseguiva? Presidente, potremmo avere una spiegazione sulla rilevanza ai fini della tenibilità riguardo all'uso delle mani o piuttosto delle pistole? Vogliamo come questo possa influire sulla credibilità? Non, sì, no, influisce, non riesco molto a coglierlo. Influisce molto sulla credibilità, perché poi avremo la possibilità di vedere se su questo punto dice o non dice la verità, producendo eventualmente sentenze definitive sulla esecuzione di determinati delitti. Mi lasci, abbia pazienza, l'ho detto prima che sono domande sulla credibilità e credo che la Corte sia interessata a conoscere anche la fonte di prova che ha di fronte. D'accordo? Vado avanti. No. Allora mi vuol dire come ha eseguito questa ventina di... Allora, le bombe servivano soltanto per l'estorsione. Per lei? Atti... Per lei? Estorsione, atti dinamitardi. Mi interessa gli omicidi. Dopo, le pistole servivano per gli omicidi, i fucili per l'omicidio, a volte anche le cordicelle servivano per omicidi. E lei ha usato qualche volta le cordicelle? Sì, signore. Sì, signore. Oh, e invece quali sono poi gli omicidi ai quali ha contribuito senza eseguirli materialmente, nel senso di non sparare, non applicare cordicelle, eccetera? Lei ricorda che io già le ho fatto questa domanda in un altro processo? Ricorda la risposta che mi ha dato? Ma guardi, io continuamente vado nei processi e non mi posso ricordare di tutte le domande. Se no, lei mi sollecita la memoria, lei cosa intende dire? Quelli che ho parlato, no, che me lo no, hanno... No, quelli di cui ha parlato, quelli a cui ha partecipato, perché... E gliel'ho detto, una ventina, se no, 22. I 20 sono quelli eseguiti materialmente, ma ce ne sono altri 60 o 70 ai quali lei comunque ha dato un certo contributo? Guarda, 60-70 io non l'ho detto mai, ho detto che ci sono altri omicidi in cui io, purtroppo per il lungo tempo trascorso, non mi ricordo, insomma, ho indicato i punti, i luoghi dove sono stati uccisi qualche persona, però cioè, il numero ricorda, preciso io non ne... Non se lo ricordo, vero? Oh, lei ricorda che nel corso del processo di Palermo io le ho chiesto esplicitamente quanti omicidi ha commesso e ha confessato, e ricorda di avermi risposto 60 o 70? Guardi, non mi ricordo del ciò. Beh, non è passato molto tempo da allora, eh? Ma lei, io non mi ricordo la domanda come lei me l'ha posto. Non gliel'ho letta, ricorda quanti omicidi ha commesso e ha confessato? E la risposta io guardi, che ci ho detto. Guardi, tra omicidi scomparsi, diciamo quello che io so, 60-70 omicidi. Ma anche di più, di quelli che io so, non quelli che ho partecipato io, che ho fatto no, io. No, no, a me degli altri si figuri, ci abbiamo un repertorio di omicidi che altro che 60-70, a me interessano i suoi. Allora? No, siccome il di più ne... Allora quindi possiamo dare per assodato che siamo a quota 60-70. Quindi... No, 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 quale 60-70 lo sta dicendo lei. Io ci ho detto che per tutti, quasi, buona parte degli omicidi che io mi sono addossato, sono stato rinviato.
se l'avvocato ci vuole dire i rinvii, io non è che mi ricordo, io vado continuamente un giorno là, un giorno là, un giorno là, insomma, io ho più di 20 omicidi, questo è sicuro. Ho parlato di tantissimi omicidi così per averli sentito, però io quindi non capisco lei che cosa intende dire per 60-70. Insomma, lei ha ammazzato, lei ha ammazzato o ha concorso ad ammazzare 60 o 70 persone? Guardi, è una domanda che io non l'ho detto, io sempre mi sono tenuto sui 20. Perché lei deve dare risposte, non fare domanda. Io le faccio quale domanda, avvocato? La domanda è questa: ha ammazzato 70 persone? Ma 70 lo sta dicendo lei, io per la quinta volta ripetendo, si aggirano sui 20, se dopo lei li vuole portare per forza, dopo lei li vuole portare per forza a 70, faccia lei. Scusi, ha detto di no, quindi risponda. Ma io ho detto 5 volte che ci ripeto, una ventina, insomma, mi deve fare dire per forza 70-80, faccia lei, insomma, tanto. Ma siccome l'aveva detto in un'altra circostanza. Tanto la ma mi legga la circostanza, non è vero niente che io ho detto mai 60-70. Non esiste proprio. Avvocato Coppi, ricorda quanti omicidi ha commesso e ha confessato? No, Presidente, c'è opposizione. Questo. Guardi, tra omicidi scomparsi, diciamo quelli che io so, 60. Coppi, quello che dice ma quelli che noi. Io so, non quelli che ho fatto. Allora, incominciamo con le domande a doppio senso. Ora io rispondo con le domande a doppio senso. Per favore. Senta, signor Mutolo, cambi il registro con me. Cambi registro. È lei che lo deve cambiare con me il registro, non io. Senta Mutolo, stia attento a come parla, stia attento a come parla. Stia attento a come parla. Allora, senta, ricorda quando ha commesso l'ultimo omicidio? Guarda, l'ultimo ce l'ho detto, è stato il giorno prima di arrestarmi nel magazzino di Tatumello, che era un ragazzo che io l'ho indicato come un polpaiolo, uno che vendeva il polpo, in cui ho portato la circostanza che lo portò Enzo Sutera con Giovanni Saviani. E come ha ucciso questo signore? Come si è ucciso? Con la cordicella. Cioè l'ha strangolato? Strangolato, sì. Quando è avvenuto questo fatto, era già in corso il suo processo di pentimento? Avvocato, io sono iniziato la mia collaborazione nel 1992. Sì, ma siccome prima della mia collaborazione, tutti i verbali che le leggi, io non rispondevo mai, se non rispondevo io mi chiamo Mutolo Gaspare, ma non di quello che dicevo io, lo dicevamo tutti i mafiosi. Nessuno era mafioso, nessuno diceva questo. Ora lei è assurdo che mi dica se io nel 1982 stavo iniziando a collaborare. Comunque, non è questa la domanda. Volevo sapere io una cosa, perché non ha risposto. L'avvocato gli ha chiesto quando ha commesso l'ultimo omicidio, cioè nel 1982. Ecco, 82. Il giorno, quindi nel 1982 io non stavo per niente collaborando. Ma non sto chiedendo se stava collaborando. Ma me l'ha detto però, già me l'ha chiesto. Se lei invece di rispondere a macchinetta riflettesse un istante prima di rispondere, io ho parlato di pentimento e ho chiesto se era già in corso quel processo di pentimento di cui lei ha parlato, perché lei ha detto che il processo di pentimento era in corso nel suo animo già da tempo. Nell'88, quando incominciano a uccidere la moglie di Giovanni Bontade, e se lei ha seguito le mie vicende giudiziarie sa che è l'88. Benissimo, tra l'82 e l'88 lei era libero, era detenuto, ha avuto periodi di detenzione? Detenuto, sempre detenuto. Quindi era un po' difficile uccidere persone in quel periodo. Se capitava in galera anche per difendermi l'avrei certamente fatto. E quindi non le è capitato. Non è che mi posso scopolare. Ora non lo farei più, è logico. E di questo siamo tutti contenti. Ora, vorrei sapere questo. Lei ci ha detto che per tutti gli omicidi che ha confessato, che sono stati scoperti, lei è stato rinviato. Rinviato che cosa vuol dire? Rinviato a giudizio? Che ci sono i processi in corso. Ci sono i processi in corso. Dal 1992, data del suo arresto, ad oggi, questi processi nei quali lei ha confessato la sua responsabilità si sono definiti, ci sono state delle sentenze di condanna nei suoi confronti per questi delitti di omicidio? Se ho finito di dire poc'anzi che sono stato rinviato, cioè si stanno facendo i processi.
E quindi? Nessuna sentenza, ancora niente. Non è stata emessa nessuna sentenza. Ci può dire quali sono i processi attualmente in corso in relazione agli omicidi che lei ha confessato? Dove sono pendenti? Tutti nella Procura di Palermo. Tutti presso la Procura di Palermo. C'è stato già il rinvio a giudizio e quindi sono già in corso i dibattimenti o non, sì, non si è aperto ancora nessun dibattimento? No, sono in fase di dibattimento. E presso quale autorità giudiziaria? È di Palermo. E che cosa? Tribunale, pretura, corte d'assise, dove? Ma non lo so, assise, io credo, insomma. Non è... Ma lei non partecipa? Vero che sono ignorante, però... Prego? Ma lei non partecipa a questi processi? Guardi, no, poc'anzi ho finito di dire che da giorno 12 a giorno 15 ho fatto 3 giorni di processo, appunto, per una decina di omicidi, quindi ho partecipato, perfetto. C'era il signor Rina Salvatore, c'erano tutti gli altri imputati. Benissimo, quindi lei sa qual è l'autorità giudiziaria che sta procedendo nei suoi confronti, ce lo vuole dire? Beh, ci sono 8, 10, 12. Avvocato, io tutti gli omicidi ce l'ho nella Procura di Palermo, cioè non detergiversiamo. Se la situazione della sezione della Corte d'Assisi attiene alla credibilità del teste? No, dottor Cardella, ci conosciamo troppo bene, non mi può far scendere su questo livello. Io voglio sapere se tutti i processi per omicidio sono attualmente al dibattimento presso la Corte Avvocato, d'Assise. Avvocato, ha già risposto, ha detto che sta facendo dei processi in una Corte d'Assise. Allora se siano tutti o no è un'altra domanda, ma esatto, lei ha chiesto quale autorità. Se lei abbia la pazienza, come io ho avuto abbia la pazienza di farmi fare le domande, lei la mia tecnica di esame ormai la conosce, no? Arriviamo piano piano alla verità. Adesso lei mi dica se tutti i processi per omicidio nei quali lei è coinvolti sono tutti pendenti di fronte alla stessa Corte d'Assise, se ce ne sono alcuni che non sono stati ancora fissati e via dicendo. Abbia la compiacenza di rispondermi su questo punto, che credo non sia difficile, visto che lei è il primo... No, io in diversi processi sono alla Corte d'Assise di Palermo, però io ora non è che so i magistrati, l'ultimo credo che sia il presidente scaduto, l'ultimo, però fra un mese, se lei me lo chiede, che io faccio altri 20 processi, non è facile che me lo ricordo. Man mano che si parla, perché io continuamente, cioè mentre lei c'ha un processo soltanto, io ho centinaia di udienze e centinaia di domande che mi fate gli avvocati. Senta, quindi io ho i processi, ce l'ho a Palermo. Senta, logicamente sono nelle corti d'assise, perché gli omicidi si fanno nelle corti d'assise, né in tribunale, nemmeno nelle proture. Quindi, senta, mutatis mutandis. Mutatis mutandis, io sono importante tanto quanto lei nel mio campo e quindi non ho un solo processo e me li ricordo quelli che ho. Quindi cominciamo a stabilire questo, eh? Io non è che ho un solo processo, però me li ricordo, guarda caso. Non e io mi ricordo pure, ma allora se lei mi fa le domande specifiche io ci rispondo. Le osservazioni però non fanno parte di un esame testimoniale. Allora, cerchiamo di... Ma neanche il teste può permettersi di farsi osservazioni su di me. Abbia pazienza, signor pubblico ministero. Se andiamo avanti così non andiamo avanti, però. No, Presidente, andiamo molto avanti. E allora cerchiamo di andare avanti. Credo che la Corte impari in questa maniera a conoscere... Cerchiamo di andare avanti. E allora la domanda è sempre quella. Io voglio sapere se ci sono processi ancora non fissati o se sono stati tutti fissati e tutti... Sono tutti al dibattimento o c'è qualcuno in istruttoria? Ma io credo che qualcuno in istruttoria ci sarà, ma non lo so perché io non è che ho un procedimento. A me l'avvocato Ligotti più di 6 mesi fa mi ha detto: Mutolo, lei è stato rinviato per 4 omicidi, Mutolo, lei è stato rinviato per 6 omicidi. Risposto, ho capito. Cioè io non è che ho un processo, un procedimento, io ho tanti procedimenti. Va bene, ha risposto. D'accordo. Senta, noi abbiamo appreso questa mattina che fino alla data della sua collaborazione lei ha trascorso parecchio tempo in carcere, quindi complessivamente, perché abbiamo sentito di frammenti, periodi di qua, di là e via dicendo, complessivamente dal momento della sua affiliazione a Cosa Nostra al giorno del suo arresto e dell'inizio poi della collaborazione, l'ultimo arresto e poi la collaborazione, quanto tempo ha passato in carcere? Quindi dal 1973 al 1992, quanto tempo ha passato in carcere? Allora, a me mi hanno arrestato il 26 mi basta una luglio, somma. Guarda, mi basta io una somma. La penna non ce l'ho in mano, io ci posso dire, a me mi hanno arrestato il 26 luglio del 1976, dopo che sono stato combinato nel 73. Sono uscito per la prima volta il 5
febbraio del 1981 in permesso, quindi sono 15, maggio 81 ho avuto la semilibertà. Quindi sono 15 anni. D'accordo? Quanto? Dal 76, hanno 5 anni. 76, 5 anni, poi dopo l'81. 5 o 15, avvocato, 5, mi sa. 5. Poi? Dunque, quindi sono uscito, diciamo, il 5 febbraio, dopo mi hanno dato a maggio la semilibertà, nella fine dell'81 la condizionale, comunque mi hanno riarrestato a giugno dell'82, il 17 luglio del 1900, e sono uscito il 10 o l'8 settembre del 1988. E sono altri 4 anni, diciamo. No, e di quindi più, 9 anni, dopo? Di più, credo. Dopo sono andato in Toscana, mi hanno arrestato dopo alcuni mesi per 15 giorni, perché la polizia aveva trovato un pacchettino di proiettili dentro la macchina. Sono uscito dopo 15 giorni, dopo mi hanno arrestato perché mi hanno trovato delle armi e $1 milione ed ero sospettato per altre cose. Sono uscito a scadenza termine dopo 6 mesi. E dopo mi hanno arrestato il 15 agosto del 1991. Adesso veniamo al periodo precedente, il 1976. Prima del 1976, per esempio, dal 1960 in poi, io non so la sua età. Sì, no, ma se lei ha detto che è un amatore dei miei atti processuali, saprà che io ho detto diverse volte che a me mi hanno arrestato per la prima volta maggiorenne a 20 anni, perché prima ero un ragazzino. E quando è avvenuto questo? Nel 1960 sono stato arrestato per furti e associazione. Senta, e quindi quanto dobbiamo aggiungere a questo che adesso abbiamo appreso? Ma guardi, dobbiamo aggiungere quasi 3 anni. Dopo è venuta l'amnistia del 63, credo. Sono uscito e dopo alcuni mesi mi hanno riarrestato sempre per furto, insomma, e tentata rapina e altre cose. Quindi sono uscito nel 67. Dopo sono stato di nuovo in galera per associazione mafiosa con Ricco Bono ed altre persone del Dipartamento Mondello. Sono uscito intorno al 73. Senta un po', ma perché lei, ed è una contestazione, perché lei nel verbale dell'8 ottobre del 1984, quindi 84, ha detto che dal 1960 ho trascorso oltre 21 anni in carcere? Perché insomma dal 60 è una bugia per lei questo, perché se lei somma le date non arriviamo a 20 anni. Dal 60 ho sbagliato qualche mese, qualche anno, insomma. Allora sono bugiardo perché ho sbagliato nel fare la somma. Senta, signor Mutolo, stia buono. Beh, c'è questa contestazione rispetto a questa. Signor Presidente, io sto elencando, cioè, ma noi parliamo di cose di 40 anni. Io ho subito tutti i condoni, tutte le amnistie, perché sono stato sempre un detenuto modello. Io la prego che... di richiamare il testimone. Per favore, scusi avvocato, la domanda era, lei ha indicato i periodi in cui è stato in carcere. Sì, e io ho fatto questa elencazione che sicuramente una ventina di anni io l'ho fatto. No, mi faccia parlare, ha parlato di circa 21 anni di carcere. Ma già nel 1984, cioè lui interrogato nel 1984... ha detto che dal 1960 all'84, quindi nell'arco di 24 anni, 21 li aveva passati in carcere, non 21 adesso. Ma guardi, già nell'84 ne aveva passati 21 in carcere. Avvocato, non è esatto, quello che dice lei non è esatto. No, quello che dice lei non è esatto. Per favore, scusate, c'è una contestazione sul verbale. Potrà essersi sbagliato lei, ma lo dica in termine giusto, signor Presidente. Vogliamo calmare gli animi. Ieri, signor Presidente, ieri all'imputato di reato connesso San Giorgi si è consentito di parlare con tono agitato, di rivolgersi al pubblico ministero con tono arrogante. Vogliamo calmare un pochino, perché non è il caso di agitarsi. Non è possibile che un testimone che ha confessato 20 omicidi si rivolga nei miei confronti in questi termini. Io sto leggendo. Guardi, quello che lui ha dichiarato. Professore, sono d'accordo con lei, però in quest'aula e in altre aule abbiamo assistito anche a comportamenti. Purtroppo le regole non vengono più rispettate. Sì, abbiamo assistito ieri a San Giorgi che ha parlato con un tono arrogante e direi anche maleducato, rivolgendosi al pubblico ministero. Quindi tolleriamo tutto. Ma sembra che
tutele questo signore che non un avvocato che fa il suo mestiere. Ma anche il pubblico ministero ha diritto a tutela, no? Avvocato Coppi non esiste, scusi, lei ha fatto una contestazione, il testo ha risposto in un certo modo a questo signore di rispondermi così. Ma lei non deve rispondere, non deve rispondere ovviamente. Ma l'avvocato non è che gridando pensa di avere ragione. La contestazione in un altro modo. Poi vediamo se sono pertinenti o no ai fini della credibilità di questo signore le domande. Avvocato, non lamenta su questo. Sono presente, io ho detto 100.000 volte nelle aule, prima che uno, cioè un mafioso, ai fini della sua discolpa, può dire tutte le bugie che vuole, ma noi stiamo parlando che io non è che sono un collaboratore. Nell'84, avvocato Coppi, se lei si permetteva di parlare così, già che non si avrebbe permesso lei. Va bene, nell'84. Lei non si avrebbe permesso nell'84, ma lei sta parlando di un periodo diverso in cui siamo ora qua. Per favore, lei non può rispondere. Signor Presidente, ma mi scusa, noi stiamo parlando di due periodi diversi. Di due. Scusate, può tollerare, scusi, perché un avvocato parla con mi stia a sentire per favore, lei deve solamente rispondere alle domande. Sì, se non le sta bene quello che lei risponde alla domanda, sì. A volte Presidente, può rispondere, però bisogna invitare anche il difensore a tenere un atteggiamento consono, anche nei è una persona che sta rispondendo. Scusi, non alzi la voce, non si arrabbi. Ma lei ha sentito sì, ma non alzi la voce, non si arrabbi, evitiamo di fare le gazzarre. Avvocato Coppi, la prego. Io vorrei sapere avvocato se Coppi, qualcuno avesse detto, Presidente mi consente. È stato detto anche di peggio nei confronti del pubblico ministero. Non alziamo la voce, non si arrabbi. Se qualcuno, guardi, il problema è che lei voglia reagire o meno. Avvocato Coppi, senta. Avvocato Coppi, mi scusi. Avvocato Coppi, mi scusi. Lei continui. Perché... No, mi faccia la cortesia, perché se no qui la polemica non finisce più, io sospendo l'udienza. La riprendiamo tra mezz'ora e poi ricominceremo. Io la risospendo e andiamo avanti. Ma così. Lei ha sentito cosa però ha detto questo signore? La prego. Questa è una minaccia che lui ha rivolto nei confronti. Io ho richiamato il mutuo. Lei continua a fare le sue domande, lei faccia le sue risposte senza bisogno di aggiungere o togliere. Per cortesia, prego. Minacce che poi mi fanno un baffo di qui e un altro di lì, come me l'avrebbero fatto 20 anni fa, signor Muto. Prego, prego. Per sua coscienza e conoscenza. Non si possono tollerare queste polemiche. Bene, Presidente, a questo punto, a questo punto io prego che lei metta a verbale che io presento denuncia nei confronti del signor Mutolo per ciò che ha detto. Poi vediamo se possiamo andare avanti, chi è che deve tollerare o non tollerare. Abbia pazienza. Abbia pazienza. Posso andare avanti? Lei ha detto, perché così mi risponderà, lei ha detto in un verbale acquisito agli atti e che quindi io leggo ai fini di contestazione, esattamente l'8 ottobre del 1984, rispondendo alle domande del giudice, non si riesce bene a capire, comunque con la presenza del sostituto procuratore Sciacchitano, lei ha detto di essere stato detenuto per 21 anni dal 1960 al 1984. Detto 84, scusi. E io ci ripeto di nuovo che dell'84 io ero un mafioso e mi comportavo da mafioso. E lei questo non lo vuol capire. È inutile che insiste su... Non faccia delle... Lei ha detto, per cortesia, lei ha detto che quello che ha scritto non è vero, basta. Ma se è scritto, sono presente, ma che cosa mi si domanda? Lui mi deve contestare, l'avvocato, cose oltre il 1992. Se io dopo il 1992 dico una cosa, l'avvocato è giusto che me la contesta. Basta che lei risponda, non deve fare commenti alla risposta. Se il signor Pippo Calò a tuttora dice che non mi conosce, insomma, è possibile questo? Io voglio sapere se nel 1984 lei aveva già trascorso 21 anni in carcere. Ah, era questa la domanda. Ma non mi ricordo. Ma nell'84 non mi ricordo ciò che ho detto. Ma lei si ricorda adesso se nel 1984 aveva già trascorso 21 anni in carcere? Guarda, avevo, se vuole possiamo elencare i periodi con esattezza. Ricominciamo. Beh, se mi dia una penna io insomma elenco io Presidente. Così ora io devo stare attento perché sono in una posizione in cui devo dire io la verità e quindi non mi permetto se non sono sicuro
di dire una cosa, ma nell'84 io mi potevo permettere di dire tutto quello che volevo, che ero Tantalichieri, che scrivevo poesie, eccetera, eccetera. Nell'84. Io non mi ricordo, io quello che ho detto nell'84, in uno dei centinaia di verbali che continuamente gli utici mi facevano a me, quindi io facevo anche il mattarello, io non lo so, cioè io non è che posso leggere nella mente dell'avvocato. Non è questo il problema. No, è questo, ora ci faccio vedere che arriva qua. Non è questo il problema, lei può dire. Non è vero che nell'84 avevo trascorso 21 anni, oppure è vero che non... dica solamente questo. È tanto semplice, non c'è bisogno di spiegare molto. Ma lei io dire, credo che... Non è vero che oppure non mi ricordo se nell'84, punto e basta. Non c'è bisogno, ha capito? È una cosa molto semplice. Se lei risponde come continua a rispondere in quel modo, l'avvocato continuerà però a fare questo tipo di domande. È importante sapere che nell'84 non era nulla. Ma nell'84 io non mi ricordo non se erano nulla. 20 anni. Per favore. Oppure 19 anni. Non ci serve a niente. Per cortesia. Signor Presidente, ma io non mi ricordo, cioè io appunto, dicendo non mi ricordo. Può rispondere, non si ricorda. Non mi prego. Ricordo, l'ho detto poc'anzi. D'accordo. Lei nel periodo, nei 21 anni che ha passato in carcere fino al 1984, ha avuto occasione di parlare con altri detenuti di cose di mafia? In quale periodo? Sì, quasi in tutti i periodi, perché... No, nei 21 anni che ha passato dal 60 all'84. Presidente, c'è opposizione a questa la premessa. Se lei ha passato i 21 anni, così negli dice. Anni che ha passato in carcere dal 1960 all'84, parlava di cose di mafia con altri detenuti? Ecco, allora io devo spiegare alla Corte... come? Io non è che posso dire una... Si può rispondere con allora, un sì, con signori, io intorno al 1965... quindi molto prima dei vent'anni trascorsi, io ero molto amico che il Rina Salvatore aveva una simpatia per me, insomma, che andava al di là delle cose normali. Tanto che io ero l'unico detenuto palermitano, cioè cittadino, perché noi a queste persone li chiamavamo i verdane, cioè dei paesi. Invece io ero un cittadino, io ero l'unico cittadino che potevo stare nel braccio dove c'erano questi famosi verdani, cioè tutti di Corleone, tutti di San Giuseppe, insomma, che allora c'era la famosa associazione di Ligio e di Navarra, insomma, erano quasi. Più c'erano diversi detenuti dei vari paesi. Io in quel periodo mi trovo in galera con Erasmo Valenza, il sindaco che c'era a Borgetto, che è scomparso, con Salvatore Lamberti, che ora è in America, con un certo Pietro Gianvalbo ed altre persone che ci conosciamo, insomma, da ragazzi, insomma. Quindi il periodo che io parlavo di mafia, perché io non potevo parlare di mafia, cioè cose intrinseche di Cosa Nostra, però quando io ero con questi personaggi e con un certo Giovanni Bonventre, parente di quel famoso Rimi e dopo di Badalamente, a volte diciamo il Valenza, almeno se questo è il riferimento, perché solo questo potrebbe essere, con Salvatore Lamberti e con questo Giovanni Bonventre, parlavano di cose di quando c'era, diciamo, la banda di Giuliano, che erano contrari, diciamo, a uccidere la prima persona, perché dopo il primo omicidio, dopo si scatena una ruota che è difficile fermarsi. Però io non è, innanzitutto che in quel periodo ero piccolo, va bene, quindi cioè non ero un mafioso e quindi potevo parlare di mafia. Quindi però io ho assistito, perché a me avevano una fiducia immensa, perché era una fiducia, perché per comprendere questo, cioè quando c'è un personaggio che rispetta a un altro personaggio, queste cose si trasmettono un con l'altro. Di me avevano fiducia, perché io ogni volta che mi avevano arrestato, anche se per furto, anche se per rapine, io avevo detto sempre non ne so niente, anche se c'erano persone che mi facevano la chiamata di correre, quindi ero io un personaggio rispettato. D'accordo. Quindi se il riferimento a questo... Io ascoltavo, ma non è che io ne parlavo, nel senso che... Ma l'oggetto di questi discorsi era un oggetto specifico o lei di cose di mafia parlava in linea generale? No, io di cose in generale, cioè io ascoltavo, perché ero in mezzo ai mafiosi e quando parlavano di cose di mafia di me non si guardavano. Ma io, ripeto, non potevo parlare di argomenti di mafia. Io non è che potevo dire uscendo vado a uccidere al tizio. Sì, ma oppure... voglio sapere...
voglio sapere l'oggetto di questi discorsi che lei ascoltava. Era specifico e quindi si parlava di fatti puntuali. Guardi, io non mi posso ricordare dopo 30 anni specifico. Io ci ho detto, siccome c'è un verbale in cui io parlo di questi discorsi, in cui io narro la mia storia, e mi ricordo che in quel periodo, 1965, cioè sono 28 anni fa, ma come faccio a ricordarmi tutti? D'accordo. Allora noi chiediamo che venga allegato il verbale 8 ottobre dell'84 e sotto due profili. Uno, nella parte dove egli afferma che dal 1960 ho trascorso oltre 21 anni in carcere, trascorsi quasi tutti a Palermo. E poi nella parte in cui aggiunge, naturalmente in carcere ho conosciuto tanta gente, tra virgolette, anche perché sono un tipo socievole ed allegro. Si parlava sì di cose di mafia, ma, ancora aperte virgolette, del giudice che verbalizza, e quindi dobbiamo ritenere che così sia, ma in linea generale, d'accordo? Quindi mi permetto di chiedere l'allegazione del verbale. Va bene. Poi ricordatevi alla fine tutti i verbali di cui si è fatto riferimento, come al solito. Ricorda quando ha sottoscritto il programma di protezione? No. No. Ricorda di aver comunque comunicato all'ufficio del pubblico ministero che in quel momento stava procedendo, precisamente quello di Palermo, di aver sottoscritto in quei giorni in cui veniva interrogato? Poi le dirò la data, ma intanto incominciamo a stabilire se lei ricorda di aver comunicato all'ufficio del pubblico ministero di aver sottoscritto il programma di protezione? Avvocato, ma lei lo sa come si trascrive il programma di protezione? Cioè, a me me l'hanno comunicato, io l'ho firmato e ho ringraziato i giudici alle guardie. Cioè, io non capisco cos'è tutta questa. No, la domanda sembra che l'ho fatto io. Scusi, voleva sapere l'avvocato se lei l'ha detto al PM che aveva sottoscritto un programma di protezione. La domanda è sì, mi ricordo perfettamente che l'ho ringraziato, ma non ai PM oppure, ma allo Stato, perché lo Stato era un pochettino molto, diciamo, più poco Enzo per come sembra che è orientatore. Io ho ringraziato i giudici perché credo che dal momento in cui stavo collaborando a quando ho firmato il contratto erano passati non più di 3 mesi, insomma, e quindi ho ringraziato ai giudici di dire grazie. Vedo che lo Stato, insomma, fa seriamente per questa lotta contro la mafia. Ma sono presente, ma io ora mi scusi se io mi posso ricordare dopo 5 anni tutti i verbali, insomma, ora è possibile Lei era soddisfatto di questo programma di protezione? Ma guardi, io ero soddisfatto o non ero soddisfatto. Io ero soddisfatto principalmente perché vedevo lo Stato veramente reagire, diciamo, a questa pressione che aveva la mafia, perché in nessun periodo che io mi ricordavo lo Stato stava reagendo per come stava reagendo nella fine del 92 verso la mafia. Quindi io ero contento per questo. D'accordo. Non è che mi interessava d'accordo, a me il programma d'accordo. Di a me, io non è che ho letto il programma di protezione o attualmente io so cosa significa programma di protezione. Quindi lei non ha io non ho letto mai il programma di protezione con gli articoli come articoli. Io so che mi hanno detto hanno accettato il tuo programma, grazie, cioè logicamente, perché ho visto. Ma era una cosa che se ne parlava, ecco, lo Stato, perché era periodo estivo, e c'è qualcheduno che ha curato per lei nel suo interesse la stesura di questo programma, o comunque che ha concordato questo programma, o è stato tutto deciso dallo Stato e lei si è limitato? Guardi, io non lo so, io non è che potevo entrare in queste cose che fa lo Stato, ma io sono un collaboratore, io avevo tutta l'intenzione di collaborare. Certamente io prima ho voluto parlare e stavo parlando della mafia, non mi volevo impalagare nei processi che sicuramente sarebbero nati dei polveroni, quindi tutto il discorso è qua. Più di una volta mi dicevano di parlare di alcuni processi. Presidente, abbia pazienza, io gli ho chiesto solo se qualcuno ha per conto suo trattato, basta che risponda sì. Ma io non la capisco come parla. Lei mi deve mettere a me in condizione che io capisco a lei. Beh, quando allora, parla. Scusi, prima di rispondere allora chieda quello che se non ha capito. Se non ha capito io cioè, glielo rispiego. L'avvocato le ha chiesto
Il programma di protezione è una sorta di contratto, no? Nel contratto, quando lei compra una casa, ci possono essere delle normative. Ecco. Io l'ha letta, dice, non l'ho letta. C'è qualcuno che le ha stilate per lei o ha curato per... Che ha tutelato i suoi interessi facendo questo contratto. Guardi, con lo Stato? No. Questa, solamente questa è la domanda. No. Scusi, ma abbia pazienza. Ma lei quindi ha firmato questo contratto senza neppure leggere che cosa c'era scritto dentro? Sì, sì. Quindi lei non ha, per esempio, comunicato quanti erano i suoi familiari che secondo lei avevano bisogno di protezione? No, l'ha scelti lo Stato per conto suo? No, perché sono venuti in alcuni periodi particolari che alcune persone si sentivano minacciate, quindi non è che ci fu uno scambio di merci come vuol far credere lei, no. C'era in un periodo che quello si sentiva minacciato, allora la polizia... Che non voglio far credere proprio niente, io le sto facendo le domande. E lei domande, io rispondo come meglio credo che sia, cioè la cosa più giusta. Io, se le dico io che non ne ho letto, perché a me in quel momento non mi interessava, cioè a me mi interessava mandare in galera tutti i mafiosi. Per favore, la prego. Benissimo, per favore. Benissimo. Lei quindi non ha neppure svolto trattative di carattere economico? No. Quindi non sa neppure quanto lo Stato aveva deciso di corrisponderle mensilmente? No. Quindi non ha ricevuto neppure o non sa di aver ricevuto dei contributi in quel momento? No. I famosi 300 milioni di cui lei parla, o 400, quando allora le sono stati corrisposti? E come? In che forma? Prego, almeno, non che tre o quattro? Almeno lei lo sa di... Io le dico tre e sono tre. Benissimo. Dopo se lei dice quattro faccia vai. Io le dico tre. Vabbè. Quando li ha ricevuti questi tre? Questo almeno lo sa di averli ricevuti questi tre? Sì, c'è stato un periodo in cui si parlava, perché non è che se vivono per me, diciamo, nel senso, perché io, per come vivo io, insomma, è un po' difficile che, anche se avrei miliardi o centinaia di mila lire, di poterle spendere, ma servivano perché chiunque c'ha. No, ma mi faccia parlare, perché per una cosa così articolata è giusto che mi abbia la pazienza di ascoltare. Insomma, cioè io ho figli, io ho nipoti, io ho, insomma, io ho una famiglia. Ma credo verso ottobre, novembre, perché la commissione. Ottobre, novembre di che cosa? Di 2 anni fa. Ah, ottobre, novembre di 2 anni fa. Cioè nel 95. Del 1995? Sì, sì. 2 anni fa. E quindi 3 anni dopo la sua decisione. Guardi, io ora non ne 3 anni, io le sto dicendo 2 anni fa, nel mese di ottobre, va bene, lo Stato diede ai miei familiari, che i miei familiari avevano circa 200 milioni, dovevano prelevare un'attività, per poter vivere, diciamo, tutte queste persone, si è fatto la richiesta a dire noi abbiamo tolto, abbiamo in una struttura che sembrava in un qualche senso, diciamo, protetta, buono, perché sono dei lavori interni, insomma, però ci vogliono tolti. Allora lo Stato, insomma, lo Stato, non so se devo dire Stato, quindi se devo dire Commissione. Quindi questo è avvenuto a distanza di tempo da quando lei ha incominciato sì, a signore, collaborare. Signore, quando, diciamo, in qualche modo i miei figli si sono stufati, io logicamente mi ricordo che qualche volta mi lamentavo con qualche giudice, non per me, perché io so di avere sbagliato, io lo so che ho sbagliato, che devo pagare, ma io guai se avrei partito con l'intenzione di non pagare. Senta, si ricorda? No, sono presente. Io sono stato uno dei primi, il primo collaboratore in cui io ho collaborato addossandomi prima quello che ho fatto io. Cioè, mentiamo a questo punto. Cioè, io non è che ho cercato cose per me, Presidente, ho detto soltanto io ho dei figli. Mezzanotte, perché questo no, mezzanotte. Scusate, anche l'alba. Io ho dei figli, favore, a me mi interessa dare un avvenire ai miei figli. Scusi. Abbiamo introdotto questo tema e quindi quando? Se lei fa delle domande lui deve anche spiegare. Ma la domanda è quando, Presidente? Ce l'ha spiegato, ma ci ha detto anche perché. Perché sembra che con i soldi io vada a villeggiatura, ma non è così. Era un lavoro per i giovani studenti che hanno studiato tutta la vita e che lavorano. Benissimo. Grazie allo Stato di allora, di 2 anni fa. Va bene, l'ha avanzata lei. Avvocato Coppi, la prego. L'ha avanzata lei la richiesta di questo? L'ho avanzata io, logicamente. Hanno fatto gli accertamenti. Ora non mi dica chi, perché io non gli ho fatto io gli accertamenti. No, la richiesta di questo contributo eccezionale e speciale è partita da lei,
dai suoi familiari o da una persona che lei aveva incaricato di rappresentare questa esigenza allo Stato? Questo lo saprà. Presidente, c'è opposizione sulla qualifica di eccezionale o speciale, una forma di, beh, di contributo. Che è l'unico che ha avuto. Diciamo, che sia eccezionale è una qualificazione. Che no. Questo contributo una tanto. Non dimentichiamo poi tutte queste domande e verifichiamolo volta per volta, sono finalizzate alla credibilità del test. Sì. Quindi vediamo se hanno attinenza con la credibilità del test. Prego, prego. Anche perché le domande, sa, non è che gliele posso fare tutte in una botta, vedrà quando le farò le prossime domande se queste hanno o non hanno un senso. Quindi la domanda era, è stato lei stesso ad avanzare questa richiesta, sono stati i suoi familiari? Io ripeto, dopo alcun periodo in cui io ho saputo di mia moglie che i miei figli stavano in uno stato di abbandono, tutta la giornata che giocavano ai computer, tutta la giornata che stavano dentro, io tutti gli udici che venivo, l'unica cosa di sfogo che avevo, io vorrei vedere almeno i miei figli. È stato lei? Sì. Ecco, ma dica, sono stato io. Ma io non lo, cioè io non capisco, cioè se l'ho scritta io non nemmeno so come scritto, cioè è logico, io ho avanzato la domanda sì. Ai giudici. Senta, lei ha già detto prima di aver comunicato ai giudici, ai pubblici ministeri dell'ufficio della procura di Palermo di essere stato ammesso al programma di protezione e di aver espresso il suo compiacimento per tutto questo. Lei ricorda se subito dopo aver comunicato all'ufficio del pubblico ministero di essere stato ammesso al programma di protezione le è stato chiesto dal pubblico ministero di parlare dei rapporti tra mafia e istituzioni dello Stato in quella stessa occasione e immediatamente dopo? In quella stessa occasione e immediatamente dopo. Prima e dopo. Come? Prima e dopo. E dopo. Quali sono i proventi economici che lei ha ricevuto dai delitti che ha commesso? Dai delitti che ha commesso, quale guadagno ricavava? Se qualcuno ci dice che uno dei delitti, cioè delitti che significa? Omicidi? Se qualcuno dice che anche, uno fa... Anche sequestri di persone, estorsione, ingiuria, calunnia, falso in bilancio. Falso in bilancio. Non delitti, omicidi. Allora, delitti per me sono omicidi, niente. Quelli si facevano probabilmente perché ci sentivamo in dovere di farli, di sacrificarci, insomma, rischiando la galera, eccetera, eccetera. Se si facevano le estorsioni, si facevano per i soldi. Se si facevano le rapine, si facevano per i soldi. Il suo guadagno se si faceva il contrabbando, si faceva per i soldi. Tutto quello che si faceva, soltanto gli omicidi, non c'erano profitti. Tutte le altre cose, c'erano i profitti. Senta, il suo guadagno medio da questa attività criminosa, esclusa gli omicidi, mensile, per esempio, o anno, o qual era? Quanto guadagnava lei? Come ma dipende i periodi, insomma. C'erano periodi... Cioè, dal 73 al 76 che io facevo delle puntate, diciamo, davo dei soldi ai napoletani perché il grosso traffico, diciamo, si svolgeva a Napoli, gestito da Michele Zazza e da Ciro Mozzarella con i vari turni che c'erano. Dopo, nella fine del 75, prima del 76, si incominciò un altro ciclo di delitti, quelli della droga, in cui il Gaetano Badalamente ci informò famiglia per famiglia che potevamo fare delle puntate, non più, diciamo, in una misura misurata, perché, diciamo, con le sigarette si doveva vivere tutta la mafia, quindi era un provento che ci facevano avere sui 2 milioni al mese, cioè un mensile molto alto allora, tenendo conto allora. Più c'erano le estorsioni, più c'era qualche rapina di qualche gioielliere che si faceva. Dopo, quando si entrò nella droga, invece uno poteva mettere i soldi a piacere, i 10 milioni, i 20 milioni, i 30 milioni, i 50 milioni. E quindi questo è il periodo... Al mese? Sì, signore, al mese. O a turno, che poteva passare un mese, poteva passare 40 giorni, o 2 mesi, o 20 giorni. Dopo, nell'81 in poi, io ho avuto, diciamo, uno dei traffici più importanti, diciamo, in mano, in cui avevo fatto delle conoscenze con il Combachimmi, quello che poc'anzi un avvocato mi ha chiesto, in cui il signor Calò lo sa e l'ha tastato anche lui, i soldi, in cui, diciamo, tutti i cinesi mi portavano la droga a me in Italia. Quindi allora io non è che potevo fare i conti se guadagnavo 100 milioni a settimana o ogni 2 giorni. D'accordo. Più droga c'era, più soldi, insomma. D'accordo.
dal momento del suo arresto, parlo dell'ultimo arresto, quello del 1991, ecco, tutti questi guadagni sono cessati. Guardi, io ci sono delle dichiarazioni mie, verbale mie, insomma, che io ho fatto nelle varie precure. Allora, quando mi hanno arrestato a me nell'82. No, parlo del 91. Sì, no, un attimo che mi riallaccio all'82 per vedere di quantificare i beni che avevo. Io avevo 30.000 metri di terreno nella discesa di Valdese, che era uno stocco di terreno di 160.000 metri dato dall'ingegnere Cuccia, e dopo avevo un 3.000 metri sopra la montagna di Spina Santa a Partanna Mondello, avevo una società con il cugino di quella persona che lavorava per Calò di Faldetta, di che si vendeva rubinetteria, tutte cose di queste. Più ero in società con i Michalizzi Michele, i Michalizzi Salvatore e con i fratelli Caravella, e in società a 50% ciascuno, tre fratelli con noi tre mafiosi, diciamo due palazzi che si stavano facendo in via Ammiraglio Cagni e si sono fatti, di 36 appartamenti più il garage. Dopo l'arresto mio del 1982 e dopo la morte di Rosario Riccobono, che viene a novembre dell'82, quindi questi beni mi vengono un pochettino confiscati dei mafiosi, diciamo, che ecco perché nasce un pochettino la mia titubanza, perché io nel richiedere, e mi riallaccio quando il signor Calò dice che si stranizzò che io ci ho chiesto, ma non è vero che io ci ho detto i miei figli sono senza scarpe, io mi lamentavo con il signor Calò per dire ma come mai io chiedo di avere i miei soldi e mi dicono quando esci, dice perché hai problemi, e ci ho detto no, perché vorrei regalare, ora si stava avvicinando una festicciola e lui si è messo a disposizione a carattere personale, perché sapeva che magari c'era dietro qualche cosa che non andava tanto bene, e quindi io nell'82 ero ricco, cioè stavo benissimo, non è che mi occorrevano soldi. Aspetta, nel 91 no, io dopo... Scusi, io non gli avevo fatto questa domanda, non mi interessava, ma a questo punto, prima di passare al 91, lei vorrà essere così cortese da spiegarci quale attività lavorativa lecita svolgeva che le abbia consentito di accumulare questo invidiabile patrimonio in... Guardi, io intendo dire attività lecita per me era la costruzione, che avevano altri costruttori, cioè per me per me anche fare qualsiasi cosa, cioè vivendo in quel contesto mafiosi a Palermo, cioè per me era tutto lecito, cioè per me era illecito se io mi appropriavo di un milione di una persona che lavoravo. Ma se c'era un industriale, io ci potevo togliere 100 milioni, 200 milioni, per me era una cosa lecita, cioè, ma era una mentalità distorta che si aveva, io lo riconosco, ma la realtà è questa dei mafiosi. Cioè... Quindi il denaro per costruire questi immobili, eccetera, era di provenienza... Venivano tutte della droga. Benissimo. E sono stati confiscati questi beni? Non lo so, io non ho niente, no, io questo, l'ho dichiarato questo, che avevo sono... queste cose, io non so, che io non ce l'ho. Beh, grazie, non ce l'ha, ma perché le risulta che siano stati... Non lo so, può darsi che la procura, ora io ci dico può darsi, si può dire può darsi, cioè può darsi che la procura non ha avuto tempo di confiscarli, di fare io non lo so, io ho dichiarato quello che avevo, d'accordo. Io non ho niente, insomma... E ha anche dichiarato che tutti questi immobili sono stati costruiti, come ha dichiarato oggi, con denaro proveniente dal traffico delle sostanze. Ma guardi, credo di più, perché io addirittura portai anche che l'appartamento che ho in via Cagni, quella dove è stata sempre mia moglie intestata a mia suocera, viene fatta da un primo sequestro che io faccio intorno al 74. Ma io non ho nessuna remora a dichiarare, perché io non ho niente, io ho la mia... diciamo coscienza, che se un giorno mi potrò guardare in faccia senza rimpiangere il passato, senza avere vergogna di quello che ho fatto prima, va bene, è questo, ma io non è insomma che ho celato gioielli, tesori, io non ho niente, io lei tutte le domande che mi fa io li faccio tranquillamente, perché io so che ho sbagliato, dovrò pagare, ma io sono qua. Lei attualmente è in stato di detenzione? Sì, signore.
Che vuol dire detenuto in carcere, quindi? No, sono a semiliberti, agli arresti domiciliari, guardato per come le vedi. Ora ho 4 anni di custodia, ma fuori a volte a rotazione ce n'ho anche 10-12. A 5 anni che io sono in queste condizioni non ho avuto mai un richiamo, perché io l'unica cosa che faccio è dipingere e basta. Non è... Lei può uscire dagli arresti domiciliari? Sì, ho alcune ore per andare a fare la spesa. D'accordo. Ci può dire quali cariche lei abbia avuto in Cosa Nostra? Ma l'ho finito di dire poc'anzi, io ero un strettamente amico di Riccobono. Cariche ufficiali, capo decina, capo famiglia. Io ero strettamente amico di Riccobono, che infine nell'82 si abitava assieme con le famiglie. Nell'ultima elezione che si fece nella famiglia di Partannamondello, così Riccobono per riconoscenza dice: ma prendete la decina per parlare. Ma guardi, io non sono uno che mi metto il fiore all'occhiello e quindi io posso dire che non ho avuto mai cariche, insomma. Ma non perché non ho avuto mai cariche, perché tutti mi conoscevano che io ero, se dovevano parlare con Riccobono ed io ero fuori, parlavano con me, io non è insomma ne che ha, doveva ne andare. Ha già parlato stamattina col pubblico ministero quando gliel'ho chiesto, sì. Senta, lei ha parlato di rapporti correnti tra Caldetta, se ho capito bene il nome, e Calò. E a Caldetta, come ha capito? Faldetta Luigi. E ha anche detto. Presta a nome di Pippo Calò, grande costruttore siciliano, imprenditore romano. Va bene. No, ha anche detto di aver appreso tutto questo da fonte certa. Anche da lui, anche da Faldetta, perché siamo state coimputate assieme. Quindi è Faldetta che le avrebbe detto di aver. Anche Faldetta, ora, anche Faldetta, perché con Faldetta ci fu un periodo che siamo state assieme con detenuti. Le altre fonti le ricorda? Ma altre fonti, guardi, io ho parlato con persone che ero nei vari, questi che dice lei, 25 anni. I nomi io non me li ricordo. Io... Vabbè, allora basta, andiamo avanti. Lei ha parlato di rapporti tra Calvi e Calò. Ci può indicare la fonte anche in questo caso, da chi ha preso l'esistenza? Nomi, senza bisogno di fare tante cose. Ora ci butto tutti il nome così. Guardi, io ci devo spiegare. Cioè, nell'81 a Michelizzi Salvatore ci proponevano dell'affare perché, siccome sapevano Presidente, che noi eravamo. Ma io lo devo spiegare, no, sono Presidente, se io spiegare, sono senza soldi, non mi viene a cercare nessuno. Se tutti sanno che a me mi girano miliardi al mese, mi vengono a proporre delle cose e questo è il significato. Mi scusi, l'avvocato che difende una parte ha certi interessi, il pubblico ministero che difende lo Stato ha altri interessi, ciascuno fa certe domande per avere certe risposte. Lei a queste cose può rispondere come vuole, però deve rispondere a quelle domande. La domanda che ha fatto è semplice, cioè lei ha detto: ho saputo che c'erano dei rapporti fra Tizio e Caio. E l'avvocato le chiede: da chi ha saputo che c'era il rapporto fra Tizio e Caio? Se lei sa dire i nomi, ce li dica, se non li sa dire, io non li so. Ha capito? Sì, signore. Allora, la fonte di Calvi, quando c'è stato il discorso di Sindone, Calvi, che questo Sindone andò a finire a Palermo nella casa di Inzirillo Salvatore, in una delle ville di Inzirillo Salvatore. Cioè, fra tutti i discorsi che si sono nati, io ho saputo, però dopo, quando io sono uscito nell'81, che il Sindonia era tornato in Sicilia. Calvi? Sì, Calvi. Ora arrivo io a Calvi, perché Sindone insieme a Calvi, va bene, si erano fregati un sacco di miliardi, va bene, dei siciliani. Però i siciliani conoscevano a Sindonia, non ne a Calvi. Quindi hanno imposto a Sindone di farlo tornare dell'America. Se era, non era latitante, non ci hanno detto: intanto tu vieni qua e ci porti i soldi. È andato a Passo di Ringono, a Palermo, il fratello di un certo Spatola andò a Roma con una lista di nominativi, perché volevano ogni nominativi 500 milioni. Questo è arrivato nel portone di un avvocato, non mi ricordo se era Guizzoni, insomma in un avvocato, l'arrestano. Quindi, senta, Presidente, io ho chiesto i nomi, abbia pazienza. Mi scusi. Allora, queste fonti mie sono Riccobono, Michelizzi, Salvatore. Ma questo riguarda Sindona, io volevo sapere. E anche di Calvi, perché era tutto un discorso
contaminato, perché a me, siccome si parlava, ma come mai Sindone era tranquilla a Miari che venne qua? No, perché nel Banca Bossolano... Questo l'avvocato Coppi non gliel'ha chiesto, le ha detto dei rapporti, lei ha parlato stamattina di certe cose che riguardavano Calvi e Flavio Carboni, sì. Allora l'avvocato ho accennato pure, vuol sapere da chi ha saputo queste notizie, cioè lei può dire l'ho saputo perché ho assistito io a certe trattative fra Calvi e Calò, oppure me le ha riferite il signor Bianchi, il signor Rossi, dirette, non questo può sapere io ho avuto, da quali fonti lei ha saputo? Io ho avuto alcune informazioni di Calvi. Di Calvi è stato nell'occasione, diciamo, di questa persona che è venuta dall'America. In quanto invece Carbone sono altre fonti che l'ho saputo. Ma gliel'ho chiesto? Sapere i nomi, se lei li sa dire. Sì. Cioè, chi le ha riferito a lei queste cose che lei ha detto stamattina alla Corte? Anche su richiesta del non gliel'ho detto, stamattina ci fu un periodo in cui un certo Nino Madonia, uomo d'onore della famiglia di Re Suttana, è capomandamento perché quando non c'è il padre c'è lui, ci aveva proposto se io e Michalizzi Salvatore volevamo partecipare nei soldi che il Pippo Calò investiva in quel periodo a Roma e in Sardegna. Siccome noi, cioè, eravamo da poco messi in questo grosso giro di droga e oltre il Michalizzi con il Riccobone avevano intenzione di aprire uno sportello bancario perché dice che là c'era la possibilità tramite prestanome e quindi e toccare soldi liquidi, ci abbiamo detto no, per quanto concerne Pippo Calò e Flavio Carboni, questi investimenti. Dopo io ho parlato anche sempre del ruolo di questo Calò con Calvi e quindi qua entra il discorso anche di quella persona che era in America e è venuto. Allora, chi me l'hanno detto? A me me l'hanno detto principalmente Riccobono e Michalizzi, che erano le persone che più a me erano a cuore. Dopo, nel corso della detenzione, io ho parlato con diverse persone, insomma, a volte si parlava come mai, insomma, Pippo Calò a Roma, insomma, si era fatto le ossa così importanti, tutti questi soldi, perché si parlava di investimenti sia a Roma e in Sardegna. E c'era il discorso che questo Faldetta, va bene, era uno degli imprenditori più importanti di Roma, oltre di Palermo, ma nell'81, 82, 83 aveva le più grosse società. Faldetta Luigi, che alcuni anni prima era stato denunziato per truffa perché non aveva pagato alcuni centinaia milioni di colore, va bene, nel giro di 4 anni, grazie a Pippo Calò, va bene, era uno dei più grossi imprenditori. Lei ricorda fino a che periodo di tempo si sono protratti i rapporti tra Calò e Calvi? Guardi, non lo so. Meno male una risposta. Adesso le ultime due domande. Mi vuole elencare tutti i nomi che le risultano dei componenti della decina romana dal 1973 al 1992, nonché i delitti che le risultano essere stati commessi dai componenti della decina? Guardi, io per come ho detto ho fatto qualche nominativo, però non ho parlato mai di quello che hanno fatto, di quelle, perché non le so. Specificamente io non so niente della decina che facevano. Sapevo che c'era la decina, ho elencato, credo, un certo Di Girolamo che era l'autista di Franchi Franchi, ho detto anche a Cosentino Angelo, non mi ricordo se c'era anche qualche altro nome. Dopo c'era un grosso gioielliere, un certo Capuano, che qua a Roma c'è una grande gioielleria. I nomi che aveva fatto stamattina. Cioè, qualche nominativo così, ma io non è che ho detto che la decina di Roma era operante, che faceva un'estorsione. Io di questo non ne ho parlato perché non lo so. Se lo sapevo, io insomma certamente ne avrei parlato. D'accordo. Senta, lei questa mattina ha detto che nel momento in cui ha incominciato da collaborante a parlare di politici è iniziata la sua rovina. Ci vuole dire in che cosa è consistita questa rovina, indicando però episodi specifici di questa rovina che lei avrebbe fatto? Va bene, ce lo dico anche a malincuore, ma glielo dico perché lei domani me lo chiede così carinamente, io è giusto che ci rispondo. Che dopo i miei figli che avevano aperto l'attività e io in quel frangente di tempo che ero libero magari cercavo di rendermi utile,
Esco nella fotografia per come sono adesso, diciamo, io, Buscetta, l'onorevole Andreotti, insomma sei personaggi in un giornale. E quindi quello fu uno dei primi momenti in cui io mi lamentai verso il servizio centrale, ho detto: ma come? Avete fatto tanto tempo per ritrovare questa attività, per prendere queste soldi, ora per una fotografia che mi hanno chiamato qualche direttore di là, dice: guarda, dice, insomma, a tipo che personale si preoccupava, insomma. E quindi, e periodicamente sembra una maledizione, va bene, che periodicamente sempre esce la fotografia quando si parla, diciamo, di questo processo o di qualche altro processo. Infine alla settimana scorsa, insomma, è uscita due volte, insomma, su Tempo l'articolo mio, e non è che sono che cose buone, anche perché se escono delle cose senza delle fotografie non fanno male. Dopo, logicamente, anche io seguo la trasmissione di Sgarbi, e giustamente se io avrei un'ora al giorno di trasmissione per come ce l'ha l'onorevole Sgarbi, certamente ce li direi anche io a lui quattro, ma lui continuamente dice: ammutolo, lo voglio così, lo voglio morto, i soldi ce li dovete dare ai pensionati, ai lavoratori, ai studenti, ammutolo morto, a Marchese morto. Quindi non è che sono cose, anche se uno fa di tutto per trafilarsi, però, cioè, io penso che io non è che ci ho fatto niente all'onorevole Sgarbi in cui ce l'ha a morte con me. Io ho cercato di fare, forse avrò sbagliato, diciamo, a non calcolare questo danno che mi potevo fare io stesso, però io, da quando ho parlato dei politici, dei giudici, cioè di personaggi importanti, di personaggi dello Stato, io mi sono tolto la tranquillità, perché vabbè, se parlavo soltanto dei mafiosi ero, diciamo... Ho capito, mi sento molto più tranquillizzato perché temevo chissà che cosa.